mi trovo a Pieldifumo in occasione della serata conclusiva del concorso Comune in Fiore. Allora, grazie Bimbo in Fiore, stasera tocca a te decidere chi delle 15 perle vince il super premio. Io prego, vince il super premio. Evento positivo, perché l'idea era quella di considerare tutto il territorio di Pieldifumo, delle frazioni e delle contrade. Pieldifumo, Vatolla, Mercato e tutte quelle frazioni e contrade che trovate sono un unico cuore, e questo l'abbiamo trovato in tutte le case, perché il Cilento è una terra di cuore e noi abbiamo pensato di farla venire fuori attraverso i fiori. La differenza con gli altri, perché non è un'idea originale, lo fanno in tanti, anche ad Agropoli, Borgo in Fiore, è stata quella di girare con una navetta, quindi è un'itinerante giuria per un comune in fiore, perché noi vogliamo essere in questo comune in comune, cioè insieme. Per me questa è la festa, e questa festa credo sia riuscita. Allora, il bilancio di questo evento, che ormai è da 3 mesi che ci stiamo lavorando, e gli ultimi due giorni sono stati, a parte il caldo, ma anche il caldo nel cuore delle persone che hanno partecipato, perché anche chi ha messo solo un vaso con un fiore dentro, anche quello per noi ha vinto. In un certo senso non c'è bisogno di... c'è giustamente una giuria, c'è un vincitore alla fine, però tutti hanno vinto, tutti quelli che si sono mostrati partecipi a questa. È stata una cosa molto apprezzata, a quanto sto vedendo. Noi ce l'abbiamo messa tutta, speriamo che si ripeta. Abbiamo cercato di non farlo uguale agli altri comuni in fiore, e veramente per me è andata benissimo. Siamo stanchissimi a quest'ora, però adesso ci sarà il meglio, che poi giustamente voi riprenderete, e spero tanto che il paese possa, ma non solo Pieldifumo, perché noi ringraziamo l'amministrazione che ci ha messo a disposizione 2 navette ieri e oggi, apprezziamo tutta la collaborazione che il comune ci ha dato, ringraziamo il nostro sindaco, la nostra vice sindaco, consiglieri, tutti coloro che hanno aderito a questa nostra idea. Io e Laura abbiamo cercato in tutti i modi di poter portare qualcosa di nuovo, di allegro e di bello. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, ed il mondo è diverso, diverso da noi.